Ma tu ti rendi conto che Bertrand, dopo un anno, ancora non sa che prende il caffè senza zucchero? Che non bevo champagne né acqua gassata? Sono sposata da 17 anni. Sicuramente Hubert non è perfetto, ma il nostro rapporto dura perché riusciamo a chiudere un occhio sulle rispettive imperfezioni. Fammi sedere vicino a lui. Antoine? È l'unico che ha l'aria simpatica. Se non la conoscessi, direi che è un colpo di fulmine. Non ho mai sentito Amanda parlare così di un uomo. Com'è sensibile, com'è intelligente, delicato, spiritoso. Ed è per questo, infatti, che abbiamo subito simpatizzato. Perché è gay. Ho capito! A Capodanno, Maxime, il mio collega gay, doveva venire. Invece poi è andato ad Amsterdam e Antoine è venuto solo. Amanda non deve saperlo. E perché? Lascia che Amanda pensi che Antoine è gay e che se ne innamori. Non ti piace parlare di te? Non ci sono abituato. Non hai amici? Ho un analista. A meno che Antoine non stia al gioco e faccia finta di essere gay. E perché dovrebbe? Perché è innamorato. Le ha già parlato dei suoi sentimenti? Ha un rapporto complicato con gli uomini. Alla tua sinistra, bel ragazzo, ha un'aria interessante e sta guardando da questa parte. Vorrei che la situazione degenerasse. Ma la situazione deve degenerare. A fool for you.